Bentornati a Malpensa 24 Web TV alle interviste sportive. Oggi abbiamo ospite nei nostri studi Stefano Rossini, allenatore neoscudettato della Pro Patria Bustese. È un fatto di assoluto rilievo perché proprio quest'anno, nel 140esimo anno di fondazione della Pro Patria Bustese, ha vinto per la prima volta il titolo italiano assoluto maschile a squadre, no? È anche una bella soddisfazione per un ragazzo che, come dice il presidente Rosario Vadalà, è cresciuto nello scantinato di Via Ariosto. Quali emozioni hai provato, insomma, no, per aver condotto la squadra a questo tipo di traguardo eccezionale? Emozioni, un'emozione incredibile, davvero insieme a tutti i ragazzi che tanti sono cresciuti con me, hanno vissuto la società e la palestra da quando siamo piccolissimi, è stata una felicità immensa, una gioia incredibile e anche un po' di liberazione dopo il secondo posto dell'anno precedente. Diciamo che l'abbiamo cercato questo titolo e ne siamo davvero felici ed emozionati. Tanto nella prima foto ti abbiamo visto piccolissimo proprio da atleta della Pro Patria e tu Stefano vieni da una famiglia di grande tradizione sportiva anche molto variegata, più per la verità nel settore pallacanestro, ma non solo, anche nel pattinaggio e altri sport. Vediamo la seconda foto e viene da chiedere come mai con tutti questi sport tu invece hai voluto praticare ginnastica. Allora, mi hanno lanciato e buttato in palestra quando avevo 3 anni e a 3 anni potevi fare, anzi non avevo ancora compiuto 3 anni perché sono di dicembre e ho iniziato a settembre e le mie sorelle già praticavano ginnastica prima di passare appunto a pattinaggio e andando lì a vedere gli allenamenti delle mie sorelle cercavo di intrufolarmi anch'io negli allenamenti, allora hanno provato a lanciarmi in questo sport bellissimo e da lì non ho più smesso. Ecco, 16 maggio 2021, questa è una data indimenticabile, è la data per l'appunto dello scudetto vinto a Napoli, no? Dalla squadra maschile, poi ricorderai i ginnasti che la formano. Questo vediamo adesso nella foto 3 e 3 bis, vediamo la esultanza caratteristica che ormai vi ha contraddistinto un po' in tutta Italia, che in giapponese vuol dire o è stato fatto un buon lavoro o andrà O tutto andrà tutto bene. bene, Quindi insomma, esatto. in qualsiasi modo è andato tutto bene Anestesiato, esatto. e avete fatto un buon lavoro. Dicevamo, le emozioni per te, figlio dello scantinato di Via Ariosto, per i ragazzi, immagino per tutta la società e per il presidentissimo Rosario Vadalà, passando dalla Via Ariosto si vede uno stendardo, uno striscione con scritto Campioni d'Italia, insomma, traspare tanto, tantissimo orgoglio meritato, no, per questo risultato. Sì, tutta la società ne è felicissima e soprattutto grazie al loro duro lavoro in un periodo così non felicissimo era proprio l'obiettivo che volevamo raggiungere per ringraziare il presidente e tutto lo staff che lavora per mantenere in piedi una società che sta facendo fatica a causa Covid, però era quello che si meritavano, che meritavamo noi, che meritavano gli atleti e tutta la società Pro Patria. Ecco, nella quarta foto vediamo Ludovico Edalli, che è il capitano della squadra, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio,
e parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. Al momento è l'unico atleta maschile confermato. E, in parole povere, che atleta e che persona e che capitano è Ludovico? Allora, Ludovico è prima di tutto un ragazzo fantastico, un ragazzo d'oro, che con l'esempio ha sempre indirizzato i ragazzi sulla giusta strada. Mi ha dato una mano incredibile, incredibile sia con i più piccoli che con lo stesso Ares, che soprattutto lui che vive quotidianamente Ludo, ha capito che con il duro lavoro riesce a costruire i successi. Non basta il talento, e Ludo credo che sia la persona migliore per descrivere questo concetto. E grazie a lui, io dico un aneddoto, perché mi piace molto questa piccola sketch che c'è stato tra noi, proprio prima della vittoria dello scudetto, il sabato sera, dopo la semifinale, dove non era andato tutto al 100%, esatto, dove comunque avevamo centrato l'obiettivo di passare, ma non come volevamo. Eravamo a tavola, stavamo parlando un po', dopo che abbiamo scaricato la tensione, lui mi ha detto: Stefano, tu non ti preoccupare, domani vinciamo e ci sono io che ti aiuterò a raggiungere questo obiettivo. Quindi non potevo avere capitano migliore e ex compagno che potesse darmi una mano così coi ragazzi e con la squadra. Ed è il più forte ginnasta italiano, più forte, assolutamente. Negli ultimi anni ha sempre dimostrato, anche quando non doveva, ma l'ha sempre dimostrato. Eh sì, perché vale la pena ricordarlo, mentre la finale è andato tutto non bene, ma strabene, la semifinale ha riservato qualche brivido in più, perché siete praticamente passati come miglior seconda. Rispetto alle due squadre vincitrici dei gironi. Adesso passiamo alla foto numero 5, perché vabbè, la carrellata dei tuoi atleti, no, prosegue, e diciamo che probabilmente rispetto al secondo posto dell'anno scorso, decisivo per lo scudetto di quest'anno è stato Nicola Bartolini, tesserato, neotesserato, o meglio tornato alla Pro Patria Bustese, tra l'altro dopo un brutto infortunio, un'operazione che l'aveva tenuto fermo. E qui Nicola a Busto sembra vivere una seconda giovinezza, che ricordiamo l'ha portato a vincere la medaglia di bronzo ai campionati europei di Basilea nel corpo libero. E cosa sta dando e cosa sta ricevendo dalla Pro Patria Nicola? Allora, sicuramente dopo il brutto infortunio che ha subito, Nicola aveva bisogno di tranquillità. E per lui la Pro Patria è quello il simbolo che gli trasmette famiglia, tranquillità, aveva bisogno di questo per ripartire. Poi il grande lavoro che sta facendo al Centro Federale di Milano, seguito da Paolo Pedrotti, sicuramente ha fatto il resto. Nicola a livello tecnico è incredibile, ci ha dato un qualcosa in più, una spinta in più. Anche per gli altri ragazzi è sempre stato uno stimolo, perché comunque confrontarsi e cercare di trovare un posto in squadra con questi tre grandi atleti che abbiamo non è stato facile, e quindi diciamo che ci siamo un po' compensati, lui ci ha ripagato nel migliore dei modi con una grande vittoria, degli esercizi spettacolari, e il giusto premio per lui anche individuale è stata proprio questa medaglia incredibile che ha vinto agli europei. Esatto. Nella foto successiva vediamo Ares
Federici insieme a te a Varna in Bulgaria. Ovviamente ho citato i tre atleti più rappresentativi, poi ti chiederò di nominare tutti i componenti della squadra. Ares è sicuramente un po' il cucciolo, ma in qualche modo è già una certezza, anzi è già una certezza assoluta della ginnastica italiana e internazionale, tra l'altro con una storia molto particolare, perché un po' pendolare tra Italia e Giappone. Ecco, secondo te dove può arrivare Ares? Secondo me questo ragazzo non ha limiti, ha delle qualità tecniche, una sensibilità fuori dal comune, soprattutto la differenza è che ha una passione incredibile, che è quello che porta avanti i ragazzi quando arrivano alla loro età, perché senza una voglia e una passione così, così grande, difficilmente un ragazzo fa i sacrifici che fanno questi atleti, deve esserci alla base, e lui ne ha, e poi le qualità sicuramente lo aiutano. Secondo me non ha limiti, sta già dando dei risultati ottimi, e poi, come dicevo, a contatto con Ludo ha imparato anche a lavorare sodo e capire come ci si arriva a certi risultati. Era abituato, come dicevi, ad altri allenamenti in Giappone, ad altre culture, e questo secondo me l'ha aiutato molto. Adesso avrà anche la possibilità di confrontarsi con dei ragazzi in Inghilterra, dove sta studiando, e sicuramente questo bagaglio è in continua crescita, e questo non può che aiutarlo. E gli altri componenti della squadra? Gli altri componenti abbiamo che hanno fatto il risultato eclatante anche l'anno scorso, non solo quest'anno. Senza di loro sicuramente non saremmo riusciti ad arrivare alla vittoria dello scudetto. Sono Bubo Andrea, Fermin Saul, Bergamini Suen, Lorenzo Crimi. Ecco, senti, passiamo all'ultima foto, e comunque evviva questi ragazzi, evviva la Pro Patria Bustese. Parlando di ginnastica artistica, di ginnastica più in generale a Busto, dobbiamo inevitabilmente anche accennare alla carenza di impianti sportivi, o meglio dell'impianto sportivo che possa ospitare gli attuali atleti agonisti ai vari livelli, perché questi che abbiamo citato è solo della squadra di Serie A maschile, ma anche coltivare un progetto per le nuove leve. Nell'ultima foto vediamo riprodotto per l'appunto il modello, lo schema, il disegno del futuro palaginnastica che sorgerà a Beata Giuliana. Ecco, quanto in realtà avete bisogno di un impianto del genere per poter crescere ancora e affermarvi definitivamente ancora di più di quello che voi siete già in questo momento? Allora, sicuramente la struttura è la base dei successi insieme agli atleti e alla società. Senza quella è difficile continuare a ripetersi, come hai detto tu, che è la parte più difficile secondo me nello sport. L'attendiamo da anni, adesso speriamo che si smuova qualcosa per appunto, come dicevi tu, per dare un ringraziamento anche speciale a tutta la società, al presidente, ma soprattutto ai ragazzi, perché avere una struttura adeguata dove poter lavorare in massima sicurezza è l'obiettivo di tutti, e potrebbe dare una grande mano non solo alla città di Busto, alla società, ma anche all'Italia, alla nazionale, perché quello che manca secondo me sono proprio le strutture per arrivare a paragonarci alle forze che ci sono nelle altre nazioni.
Grazie Stefano. Allora, normalmente si farebbe in bocca al lupo, invece seguendovi ho imparato che nella ginnastica si dice gamba. Gamba, esatto. Grazie a voi.